Buongiorno, oggi farò gli involtini alla palermitana. A Palermo li chiamano anche spiedini perché sono fatti appunto con lo spiedo, o che possono essere quelli proprio lo spiedo o di ferro oppure quelli normali, diciamo di legno. Ok? Allora, queste sono 9 fettine di manzo sottili da fare involtini. Poi abbiamo un po' di caciocavallo grattugiato o pecorino, pinoli. Un po' di prezzemolo, poi dell'uvetta, più o meno questi sono 20 grammi di uvetta, 20-25 grammi messi a bagno, sale, pepe, delle foglie di alloro e pan grattato. Si può utilizzare o il pan grattato o anche il pane raffermo. L'unica cosa che io non metterò è la cipolla, perché a noi non piace, però in teoria sia nel ripieno nel pan grattato, se volete potete aggiungere un po' di cipolla, e poi nello spiedino, quando si mette l'involtino, si mette una foglia di alloro e una foglia di cipolla di tropea, quella larga. Ok? Allora procediamo col ripieno. Per prima cosa facciamo scaldare un filo d'olio e aggiungeremo il pan grattato. Prima del pan grattato farò sciogliere insieme all'olio un cucchiaino di concentrato di pomodoro. A questo punto aggiungiamo il pan grattato. Ok, questi sono 3 cucchiai abbondanti di pan grattato, lo facciamo tostare un attimino insieme al concentrato. Ecco, qui ad esempio, insieme al concentrato di pomodoro, chi vuole mette la, cioè, chi vuole, la ricetta prevede anche la cipolla, è a noi che non piace, io non lo uso, però se volete qui mettete un po' di cipolla tritata. Va bene quella bianca, è tritata, invece per metterla poi nell'involtino ci va quella di tropea larga. Ok, facciamo tostare per un paio di minuti il pan grattato. Bene, quando è ben tostato, sentite già dal profumo, proprio dal profumo del pane, spegniamo e lo versiamo in una bowl. Nella bowl dove abbiamo messo poi il pan grattato andiamo a mettere tutto quanto quello consiste nel ripieno. Allora, strizzeremo l'uvetta, aggiungeremo i pinoli, il formaggio e il prezzemolo. Strizzato l'uvetta l'ho aggiunta, adesso aggiungo il caciocavallo o pecorino, quello che volete, poi il prezzemolo, poi adesso metterò un po' di pepe, un po' di sale, ok. E poi un po' di pinoli. Ok, sono più o meno 20 grammi di pinoli. Mescoliamo il tutto bene bene e così poi andremo a fare il nostro ripieno. Allora, procediamo prima con creare gli involtini perché poi dopo li dovremo passare, mettere qui, io userò questi stecchini qui di legno, questi spiedini di legno, e poi dopo li passeremo prima nell'olio e poi nel pan grattato. Allora, si prende la fettina, così, vedete, di carne, poi si mette un po' di ripieno di questo pan grattato con uvetta, ok? Pinoli, poi si copre così, così e così. Ok, vedete? E quindi va messo qua nel stecchino. Poi si mette una foglia di alloro. Voilà, e procediamo. Adesso ne prendiamo un'altra fettina. Ok, poi si mette un po' di ripieno. Poi si va a chiudere così, da questa parte qua più verso di voi, diciamo, verso di me. Chiudo di così, proprio chiudo ad involtino, vedete? Ok, faccio un pacchettino e questo vado a metterlo qui, nella parte dove ho piegato la carne. Voilà, e mettiamo poi un'altra foglia di alloro. Ok, e adesso ne prepariamo un altro. Sposto questo così almeno si vede meglio. Allora, qui mettiamo un po' di ripieno
Poi chiudiamo da qui, impacchettiamo così, di lato anche perché sennò poi il ripieno esce, vedete? Chiudiamo così e poi, allora, chiudiamo di lato così. Io ho preso di lato i due lembi di carne, queste sono fettine di vitello tenere. E poi chiudiamo la parte davanti, così. Perfetto, deve essere proprio, vedete, uno scrigno perché altrimenti poi sennò il ripieno fuoriesce. E mettiamo di nuovo qua. E poi un'altra foglia di alloro. Ecco, è qui che se volete, cioè a chi piace, anziché solo l'alloro, mettete anche la foglia di cipolla eritropea. Questo è l'ultimo, mettete sempre dalla parte dove chiudete lo scrigno, perché altrimenti poi se no si apre. Ok, poi mettiamo altra foglia di, sono le ultime due, le mettiamo tutte e due. Di alloro e ok, e sono pronti gli spiedini. Ecco qui pronti i tre spiedini. Poi mettiamo un po' d'olio in una terrina e del pangrattato in un altro piatto. Adesso li passiamo prima nell'olio, poi nel pangrattato, li mettiamo su una leccarda da forno con rivestita di carta forno e intanto iniziamo ad preriscaldare il forno. Li passiamo prima nell'olio e poi nel pangrattato. Bene, ora mettiamo al forno a 180 gradi 20 minuti, forno ventilato. Altrimenti se è statico, se non ce l'avete ventilato, solo statico, 30 minuti sempre a 180 gradi. Sono quasi cotti. Ecco i miei spiedini palermitani appena sfornati, ora li metto solo in un vassoio. Voilà, eccoli qua. Vedete che comunque la carne è morbidissima, si prende proprio, vedete? Molto morbida. L'involtino rimane molto morbido, vedete? Perché poi la carne comunque dovete prendere proprio quella la fettina di vitello, quella sottile, perché altrimenti se no rimane dura, ok? Un profumo con l'alloro. Buona degustazione a tutti. Se vi è piaciuto, attendo i vostri like. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale e potete seguirmi anche sul mio blog di Facebook, I piatti di Eulalia. Alla prossima, ciao ciao.